al capitolo 52. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, o Sion, mettiti le tue più splendide vesti, o Gerusalemme, città santa, perché da ora innanzi non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, levati, mettiti a sedere, o Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo, figliuola di Sion, che sei in prigionia. Poiché così parla l'Eterno: voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza danaro. Poiché così parla il Signore, l'Eterno: il mio popolo discese già in Egitto per dimorarvi, poi l'Assiro lo oppresse senza motivo. Ed ora che faccio io qui, dice l'Eterno, quando il mio popolo è stato portato via per nulla? Quelli che lo dominano mandano urli, dice l'Eterno, e il mio nome è del continuo, tutto il giorno schernito. Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono io che ho parlato, eccomi. Quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buona novella, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Odi le tue sentinelle, esse levano la voce, mandano tutte assieme grida di gioia, poiché se veggono coi loro propri occhi l'Eterno che ritorna a Sion. Date assieme in gridi di giubilo il rovine di Gerusalemme, poiché l'Eterno consola il suo popolo, redime Gerusalemme. L'Eterno ha annudato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni, e tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dipartitevi, dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno, poiché voi non partirete in fretta e non ve ne andrete come chi fugge, giacché l'Eterno camminerà dinanzi a voi e l'Iddio di Israele sarà la vostra retroguardia. Dio benedica le tue sopra i nostri cuori. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 11, dal verso 33. E quando Gesù vide piangere Maria e vide i discepoli che erano venuti con lei piangere anch'essi, fremé nello spirito e si conturbò e disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. È il versetto più breve della Bibbia. Onde i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato. E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto d'un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria ed avevano vedute le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Fermiamo la nostra attenzione sul verso 44. Il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Il ritorno in vita di Lazzaro, e non la resurrezione, perché per resurrezione si intende che un morto
torna in vita con un corpo glorificato, ma Lazzaro purtroppo credo sia morto perché non lo vediamo in giro. Il ritorno in vita di Lazzaro è una descrizione del passaggio dalla morte alla vita. Esprime le esperienze progressive nella salvezza. Infatti Lazzaro era morto e tutti noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ma torna miracolosamente in vita per la parola di Gesù. E qui c'è un'affinità con la nostra esperienza. Anche noi siamo tornati miracolosamente in vita ed abbiamo acquistato la vita eterna e siamo vivi dinanzi a Dio per la parola potente, per la parola che produce vita, la parola di Gesù. Lo stesso Signore che è stato il creatore dell'universo ha operato potentemente per tutti coloro che credono in Cristo. Ma la cosa importante è che questa parola è anche una parola personale. Sapete, si pensa che da quando Gesù è venuto ha creato un nuovo periodo della storia, e questo è vero, e da allora in poi tutti sono cristiani e tutti sono salvati. Non è così. La salvezza è qualcosa di personale. Gesù disse: Lazzaro, vieni fuori. E un predicatore diceva che se non avesse detto Lazzaro vieni fuori, ma avesse detto venite fuori, tutti i morti sarebbero tornati in vita per la potenza di Gesù. Ora Lazzaro, uscita la tomba, vivente. Era vivente, ma aveva i piedi e le mani legate e il volto coperto da un asciugatoio. Lazzaro era vivo, ma era legato. Lazzaro aveva vita, ma aveva bisogno di libertà. È un argomento un po' particolare. C'è una grande benedizione essere risorti con Cristo. C'è una grande benedizione essere risorti con Cristo. Ma occorre non solo essere risorti con Cristo, ma acquistare la libertà dei figlioli di Dio. Voi tutti conoscete quel bellissimo verso, che è un verso d'oro, di Matteo 11, 28 e 29. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Ponete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. C'è un primo riposo e c'è un secondo riposo. Il primo riposo, voi venite a me e io vi darò il riposo, è il riposo della salvezza. Ma c'è un secondo riposo. Se prendete su voi il mio giogo e imparate da me, voi troverete riposo alle anime vostre. E questo secondo riposo è il riposo del discepolo. Non basta essere viventi, occorre essere liberi. Si può essere viventi ma legati, vivi ma non discepoli nel senso vero del termine. E Dio ci aiuti stasera a comprendere questa grande lezione. Il secondo riposo ci fa provare quello che nel primo riposo non abbiamo ancora provato. Il giogo dolce di Gesù e il suo carico leggero, diventare suoi discepoli e afferrare il suo insegnamento ed osservarlo con gioia. Quanto è importante il secondo riposo? È importante perché ci libererebbe da tutte le crisi che invece come cristiani incontriamo. La nostra vita è un continuo alternarsi di crisi. Perché? Unicamente perché ci siamo fermati al primo riposo e non abbiamo percepito il segreto del secondo riposo. Il secondo riposo ci libera
e ci scioglie, come nel caso di Lazzaro, i piedi, le mani, e ci libera il volto. Brevemente seguiamo questo concetto. Ci libera i piedi, cioè accostarsi a Gesù e diventare discepoli suoi, camminare con lui da vicino, imparare dal suo insegnamento, ascoltare la sua parola, godere della sua presenza, ci fa camminare come lui desidera, ci libera i piedi, il nostro cammino è molto importante. Le difficoltà che abbiamo è di camminare sul sentiero della santità. È difficoltà. Viventi sì, ma molto spesso ci capita di camminare un po' sulla via stretta ed angusta di Gesù e poi deviare dalla via angusta per fare delle deviazioni. Chiunque guida l'auto sa quanto sia antipatico uscire da una bella strada larga e comoda e poi fare delle deviazioni. E come cristiani, molto spesso i nostri piedi sono tanto legati, andiamo in crisi, perché dopo aver camminato per un po' sulla via del Signore, siamo usciti fuori di via per breve tempo, perché poi scopriamo che è una strada comoda, sì, ma è una strada pericolosa. È una strada comoda, sì, dove troviamo forse delle compagnie molto simpatiche, ma compagnie che poi alla fine ci fanno del male. Allora poi torniamo e diciamo: Signore, abbi pietà di noi. E Gesù, che buono, ci dice: hai capito? Hai imparato? Diciamo: sì, Signore, abbiamo imparato. Ma siamo tanto sciocchi, perché per un po' andiamo bene, poi dopo di nuovo usciamo fuori di via, magari per un breve tratto, unicamente perché non abbiamo imparato il segreto del secondo riposo, che è quello di diventare discepoli del Signore e seguirlo sempre. O come Lazzaro, abbiamo bisogno che i nostri piedi siano sciolti dalle fasce che ci circondano. L'altro problema era che dovettero sciogliere le fasce non solo dai piedi, ma anche dalle mani. Anche dalle mani. I nostri atti, le nostre opere, corrispondono alla volontà di Dio? Oppure siamo sempre in crisi? C'è uno che tutti voi conoscete molto bene nell'Antico Testamento, uno tanto simile a noi, eventualmente non perché come lui inganniamo gli altri, ma perché come lui inganniamo noi stessi. È Giacobbe. Giacobbe che per 20 anni è stato in crisi per i suoi inganni. Ingannò il padre, vi ricordate? Ingannò il fratello, ingannò il suocero e poi alla fine pensava che ormai erano passati 20 anni, ma là non c'è la legge italiana che manda in prescrizione le cose. Dinanzi a Dio non c'è prescrizione. O torniamo indietro e chiediamo al Signore perdono, o li incontriamo, o altrimenti passiamo da crisi a crisi. Che Dio ci aiuti. Se vogliamo essere liberati dal nostro travaglio, dai nostri pianti, dalle nostre vicissitudini, dobbiamo trovare riposo per essere discepoli del Signore e trovare e provare il secondo riposo. E poi non solo doveva essere sciolto dai piedi e dalle mani, gli tolsero dal volto l'asciugatoio. Nel volto ci sono 3 organi importanti. Li conoscete, vero? Le orecchie, gli occhi, la bocca.
se voi levate agli uomini le orecchie, gli occhi e la bocca, che ci rimane? Le orecchie. Chi ha orecchie da udire oda, dice Gesù. Quanti sordastri spirituali. E sapete, c'è differenza fra udire e sentire. Noi possiamo sentire ma non ascoltare. Possiamo udire ma non ascoltare. Possiamo sentire ma non udire. E possiamo udire soltanto quello che ci fa piacere. Non c'è cosa peggiore non voler sentire. E come conseguenza, come discepoli, ascoltiamo quello che ci piace e non ascoltiamo quello che non ci piace. Siamo andati tutti a scuola, vero? Penso di sì. C'erano delle materie difficili, ostiche, antipatiche. E allora certe materie noi le ascoltavamo. Altre materie eravamo lì, le sentivamo, ma non le ascoltavamo. Perché non ci piaceva. E credo che tutti noi abbiamo dei vuoti nella nostra conoscenza scolastica. È vero o no? O solo io ce l'ho? Determinati periodi della storia non la conosciamo perché non ci piaceva. Ma per essere discepoli del Signore dobbiamo avere un udito tanto preciso e perfetto per imparare tutta la volontà di Dio. Poi Dio ha bisogno, perché noi fossimo veramente discepoli, di liberare gli occhi. Gli occhi sono importanti nel volto. E io voglio parlarvi, non faccio una lezione di ottica, ma vi voglio dire però tre malattie che tutti noi conosciamo degli occhi. L'astigmatismo, la miopia e la presbiopia. Che cos'è l'astigmatismo? La maggior parte della gente pensa che vede bene e invece senza occhiali, come questo che vi sta parlando, io vi vedo bene ma vi vedo confusi, perché sono astigmatico. Hanno scoperto che sono astigmatico 50 anni fa. C'è un astigmatismo spirituale che ci fa vedere le cose confuse, ci fa vedere le cose in approssimazione, con superficialità. E il mondo religioso di oggi è un mondo veramente astigmatico, nel senso che tutto è legato a un pressappochismo, un'approssimazione, a una superficialità. Meno sai e meglio è. È la legge degli studenti di sempre, ma oggi ancora di più. E nelle cose dello spirito non può essere così. Dio ci chiama a essere suoi discepoli e per essere suoi discepoli dobbiamo imparare tutto da Lui. Per osservare la sua parola. Poi abbiamo il miope. Il miope è quello che è più interessato alle cose vicine che alle cose lontane. Le cose vicine le vede bene, le cose lontane no. E io mi meraviglio perché certe volte ci sono delle persone che portano gli occhiali e non ho mai capito perché. No, non guardo a te, li portiamo tutti gli occhiali, che per leggere si tolgono gli occhiali e leggono. Perché
Le cose vicine le vedono bene, le cose lontane non vedono. E sapete, nella vita cristiana, vedere le cose vicine ma non vedere quelle lontane è pericoloso. Perché, dice la sorella, con un grande punto interrogativo sulla fronte mi sta seguendo? Perché quando noi vediamo le cose vicine e non vediamo quelle lontane, viviamo per il presente, viviamo per le cose che ci circondano e non abbiamo una visione delle cose lontane. E quando non abbiamo una visione delle cose lontane, in pratica non siamo discepoli del Signore. Perché Gesù è venuto, ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Perché abbiamo creduto in Gesù? Perché si sta bene con Gesù, aspetta, è vero, ma perché Dio ci ha dato la certezza della vita eterna. E allora non possiamo essere miopi spiritualmente al punto che ci attacchiamo alle piccole cose del mondo di tutti i giorni e dimentichiamo di guardare lontano e vedere quello che è il traguardo della nostra vocazione in Cristo, che è la salvezza dell'anima nostra. E poi ci sono i presbiti. I presbiti vedono bene lontano, ma non vedono bene vicino. Lontano, lontano. Io laggiù vedo tutti quanti chi sono, come si chiamano, li vedo tutti perché sono presbite. Leggo le scritte da lontano quando gli altri non possono leggerle. Ora, nella vita spirituale non ci può essere soltanto chi guarda le cose vicine, soltanto chi guarda le cose lontane. Dio ci chiama a essere discepoli suoi. Quelli che guardano le cose lontane soltanto non sono delle persone pratiche, sono dei mistici, la gente più pericolosa del cristianesimo, perché guardano solo le cose lontane e vivono una vita appartata da tutti, senza incontrare nessuno, senza mai evangelizzare, sono santi, sono perfetti, beati loro, ma sono soltanto dei poveri illusi. Dio ci chiama a imparare appieno la sua volontà e vuole che la nostra vista sia una vista perfetta per guardare a Lui e vederlo come Egli è e ascoltare la sua parola. Ma non c'è solo l'udito, non c'è solo la vista, c'è pure la bocca. E a me sembra che la bocca in qualche modo sia forse un organo più importante degli altri. O no? Immaginatevi noi senza bocca. Avremmo risolto tanti problemi, però non vivremmo. La bocca è utilizzata per tre funzioni principali: mangiare, gustare e parlare. Senza la bocca non si mangia. Senza la bocca non si gusta di cibi. Senza la bocca non parleremmo. E qualcuno dice magari no. Mangiare è importante? È importante spiritualmente. La parola di Dio è il nostro cibo. La parola di Dio è la nostra vivanda. La parola di Dio è il sostegno della nostra vita. E mangiare la parola di Dio è fondamentale. Ma non solo mangiarla, ma gustarla. La tua parola è dolce al mio palato. Signore, io gioisco nella tua parola, diceva il salmista. Leggete il Salmo 119, è un po' lungo, ma leggetelo. E troverete che per ogni sezione se la parola di Dio è nominata sette volte in modo diverso. Questa parola non solo è cibo che ci sostiene, ma è gustata con grande gioia dal popolo di Dio. Ti piace la parola di Dio? Ti piace la scrittura? La leggi? La mediti?
e ogni volta che la leggi e la mediti scopri che è sempre più buona. Ma oltre a mangiare e oltre a gustare, la bocca è per parlare. E io qui devo dire qualcosa. Povero Lazzaro, c'aveva questo asciugatoio sul volto, era morto e non parlava. Poi, vivo, dovettero togliere l'asciugatoio dal volto perché potesse parlare. Il credente deve esprimersi dinanzi a Dio. Il credente deve esprimersi dinanzi a Dio. Il credente deve esprimersi dinanzi a Dio. I cristiani muti, che non esprimono la gioia della salvezza e della gratitudine, in pratica non permettono allo Spirito Santo di manifestare la gioia che è nel loro cuore. Sei contento in Cristo? E perché non lo manifesti? Abbiamo sentito nel culto precedente, non c'eravate voi, ma adesso vi facciamo la relazione. Nel culto precedente abbiamo sentito che quello zoppo della porta detta bella saltava, lo dava il Signore, tutti lo riconoscevano. È un culto dove c'è soltanto il silenzio o c'è la lode interiore, è un culto che non edifica tranne che noi stessi. E invece dobbiamo edificare l'un l'altro. Se non sei stato edificato, non pregare. Ma se sei stato edificato, innalza al Signore la preghiera. Ma insomma, vogliamo essere vivi e liberi o vogliamo essere soltanto viventi? Vogliamo essere di quelli che hanno soltanto ricevuto la vita e sono legati e sono sempre in crisi, o vogliamo essere di quelli che hanno ricevuto la vita e che sono liberi e che esprimono a Dio la propria gioia e che lo lodano e che lo benedicono? Lazzaro, non solo vivente, ma dovette essere sciolto. Sei vivente e legato? Segui quello che Gesù ha detto. Scioglietelo e lasciatelo andare. E lì si misero a farlo. Ma c'è uno che può scioglierti stasera, molto più di quelli che sciolsero Lazzaro e lo mandarono libero. È lo Spirito di Dio che è in mezzo a noi, e stasera noi possiamo rivolgerci al Signore perché veramente ci dia libertà. Libertà per lodarlo, libertà per ringraziarlo, libertà per camminare come lui desidera, libertà perché le nostre azioni corrispondono alla sua volontà, libertà per poter vedere lui e vedere la sua parola, libertà per poter godere della sua presenza. Domandati, voglio continuare a vivere di crisi in crisi o voglio la libertà dei figlioli di Dio? Credo che tutti noi vogliamo la libertà dei figlioli di Dio. E lo Spirito del Signore che è in mezzo a noi ci dice scioglietelo e lasciatelo andare. E che Dio possa fare quest'opera in ciascuno di noi in questo momento. Perché messo da parte i timori, insulsi e sciocchi della nostra personalità, possiamo dare a Dio la lode e la gloria, non solo vivi, ma liberi. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, liberami dai miei timori, dalla mia timidezza. Fa, Signore, che ogni volta che io vengo nella Tua casa, io possa esprimermi per incoraggiare gli altri, per essere io edificato e per edificare i miei fratelli. Signore, aiutami perché io possa essere libero per camminare sul sentiero della santità con Te, per evitare le deviazioni inutili, che sono soltanto motivo di dolore e d'afflizione. Signore, liberami stasera, perché i miei atti possano corrispondere alla Tua volontà sempre. Signore, opera nella mia vita. E questa è la Tua preghiera? E questa è la mia preghiera? È la Tua?
Quanti vogliono chiedere al Signore questa libertà? Alzatevi in piedi insieme con me. La libertà dei figli di Dio. La libertà dei figli di Dio. Signore, noi ti ringraziamo perché riconosciamo che la tua parola è verità. Riconosciamo che tu hai compiuto per noi un'opera grande e ci hai vivificati mediante la tua parola e lo Spirito tuo. Ti ringraziamo perché il sangue che Gesù ha sparso sulla croce del Calvario ci ha liberato dai nostri peccati ed ora abbiamo la certezza della vita eterna. Ti ringraziamo perché siamo entrati nel tuo riposo, ma Signore, noi vogliamo fare un passo ulteriore, vogliamo il riposo ad essere tuoi discepoli, quel riposo che ci fa godere della tua presenza, che ci fa sentire che il tuo gioco è leggero e che il tuo carico è dolce e leggero. Signore, vogliamo essere tuoi discepoli appieno, liberaci dalle crisi che spesso noi incontriamo, dacci forza e libertà per poter essere discepoli tuoi veramente. E questa è la nostra preghiera. E noi sappiamo che tu lo farai per lo Spirito tuo e ci aiuterai ad essere vittoriosi. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, in Lui benedetti in eterno. Grazie del Signore Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con ciascuno di noi, da ora in eterno.